I confessori devono saper coprire i peccatori con la coperta della misericordia, esprimendo la maternità della Chiesa, perché non è con la clava del giudizio che riusciremo a riportare la pecorella smarrita all'ovile, ma con la testimonianza della santità di vita. Sono le efficaci immagini usate da Papa Francesco nell'udienza ai missionari della Misericordia, ricevuti in Vaticano alla vigilia del loro mandato che avverrà durante la messa del mercoledì delle Ceneri. Come missionari della misericordia, ha spiegato il Papa, dovrete essere in prima persona testimoni della vicinanza di Dio e del suo modo di amare e quindi ricordarsi che è Cristo che perdona e noi suoi ministri abbiamo sempre bisogno di essere perdonati da Lui. Qualunque sia il peccato che viene confessato o che la persona non osa dirlo ma lo fa capire, è sufficiente? Ogni missionario è chiamato a ricordare la propria esistenza di peccatore e a porsi umilmente come canale della misericordia di Dio. E vi confesso fraternalmente che per me è una fonte di gioia il ricordo di quella confessione del 21 settembre del 53 che ha riorientato la mia vita. Cosa mi ha detto il prete? Non ricordo. Solo ricordo che mi ha fatto un sorriso e poi non so cosa è successo. Ma è ricevere come padre. Il confessore poi deve saper guardare al desiderio di perdono che c'è nel cuore del penitente, che sente che deve togliersi qualcosa ma forse non riesce a dirlo. Anche per la vergogna che è componente determinante per la conversione. Vergogna sia per quanto sia compiuto sia per doverlo confessare ad un altro. Davanti a noi quindi, ha concluso Papa Francesco, c'è una persona nuda da coprire con la coperta della misericordia e accogliere col cuore di padre, senza fare domande un po' scure di curiosità.